Signori, intanto buongiorno e bentornati in questa nuova mega rampa randomizzata. E quest'oggi, a distanza penso di un anno, forse di più, ritorna la mega rampa senza le auto. La mega rampa dove le vetture non sono vetture, ma tipo non lo so, io spawno un 811 e mi esce fuori un bidet. La direzione di quest'oggi è una rampa un po' verso sud, no? Ce la facciamo nella zona qua dei cantieri, nella zona dei container. Ma la situazione è brutta là in fondo, perché noi passiamo in mezzo ai binari del treno, passiamo in mezzo a un casino del diavolo. Quindi diciamo che è una rampa che va a fortuna, perché incidentarsi qua è la norma. Normalità. Non incidentarsi è quasi impossibile. E fortunatamente con l'auto da test ce l'abbiamo fatta. La macchina farà sta roba, andrà avanti, potrà saltare qua, saltare qua e saltare qua per prendere più metri possibile. Vincerà come sempre il veicolo che arriverà più lontano. La direzione è questa qui. Detto ciò, vediamo subito quale sarà il primo veicolo della mega rampa random di quest'oggi. Cambierò anche posto ogni tanto in modo che le prop siano sempre diverse, perché lui cosa fa? Mi va a assorbire delle prop nella zona. Quindi con questo cartello potrei vederlo anche 40 volte. E non è che mi va molto a genio questa cosa. Da chi verremo deliziati? Da un treno? Da un però ovviamente no. Voglio partire in questo punto, così assorbo gli oggetti nella zona e magari divento anche un missile. E abbiamo un'auto muscolosa. Bapic. Sono una fantastica. Cos'è? La carabina, la K? Non sto capendo. Gustiamoci la sua prestazione con Franco, che è molto, come dire, rilassato. Pronostico che ve lo butto così: secondo me Vapid Kino vince la... No vabbè dai, non clamiamo, oggi facciamo delle persone serie. C'è da considerare una cosa: arrivare troppo avanti in questa mega rampa potrebbe essere decisamente nocivo. Per quale motivo? Perché tu vai direttamente contro qualcosa. Se la prendi a metà come questa... C'era uno su un tappeto. Vabbè, diciamo che questo era quello che dovevi fare se andavi alla fine. L'ha fatto anche adesso, va bene lo stesso. Torniamo sopra e vediamo la prossima vettura, che sarà senza ombra di dubbio Freddy il pagliaccio. Eccolo qua. Un Bison con nuovamente il cartellone dello sparo a un certo livello di skill. Devi restare un po' più verso destra. Bravo, perfetto. No, va in mezzo anche lui. Devo prendere le misure, quindi i primi, mi dispiace, ma ve la prendete in quel posto. Bella sta capriola così. Vabbè, allora, ok, la clownata. Però il nostro cartello attualmente si mette qua. Bison in prima posizione, va bene. Tanto la prossima vettura sarà Freddy il clown, quindi ok, è una Vigero. Abbiamo un cassone, un container. Cosa conterrà mai questo container? Cosa abbiamo dentro? Niente. Cioè praticamente c'è la ruggine, c'è Franco che praticamente... fermati. E in più si compenetra con il pavimento, quindi non so se darà fastidio. Detto ciò, grande salto. Ah, qua può arrivare anche Lando a rompere le palle. Ce la facciamo, non beccare nulla. Lei ce la fa. Lei ce la fa, grande salto. Grande salto con ripresa. Poteva andare lì in cima per fare la meraviglia, ma una Vigero così proprio gustosa che si mette qua in fondo in prima posizione, quindi attualmente automuscolose furgoni e automuscolose con Vigero, Bison e Kino. Ora, così per spezzare un po', mi dai un furgone, un altro container. Va bene, io devo volarci con questo. Andiamo, già che siamo qui, a spawnare la prossima vettura. Cos'è sto? Un ombrellone, che in realtà è una Felzer. Prima sportiva di oggi, è la quarta vettura spawnata. C'è un altro problema, che qua arrivano le macchine, se gli aerei, ok, e sono invisibili. Quindi io da un momento all'altro potrei beccare magari un coso di un benzinaio che mi arriva addosso. Adesso dico il coso del benzinaio perché è la cosa meno divertente che mi salta in testa. Però ora io me l'aspettavo un pochino più a lieto fine alla storia di questa Felzer. Comunque va bene, intanto c'è una Vigero davanti e si gode. Posizione abbastanza brutta la sua, che lascia il Bison in seconda posizione. E per la Felzer mi aspettavo sicuramente qualcosa di più. Vabbè, io non volevo spawnare la macchina, ma già che ci siamo, signori, abbiamo il leggendario, il meraviglioso, il più bello di tutti, il pattume. Sotto abbiamo una ramp buggy. Non è bella, non è buona, non è capace di fare nulla. Ma oggi chi lo sa, oggi nulla è reale, ok? Non ha letteralmente senso, perché essendo la Vigero davanti al Bison e essendo la Felzer dietro al Bison, io capisco che oggi potrei vedere addirittura, non lo so, ve la butto lì, vi butto proprio la demenza, più demenza possibile, un treno che vince la mega rampa. In questo caso infatti arriva praticamente in terza posizione l'autorampa, che non si è mai vista nemmeno fare una cosa più bella della Kino. Quindi siamo un po' tra quel leggero confine che c'è tra la realtà e Marco Berri. Meno 3, meno 2, meno 1. Voglio pugnalarmi con un cucchiaio di legno. Slamban incubo, vota per nobody. Vabbè, chi se ne frega. Raggiungiamo la prima posizione. Slamban taglia erba, diventato veramente una porcata. Cioè da taglia erba si è diventato un gabinetto con... Cillando? Attenzione! Quarta posizione. Random, cosa mi dai di bello? Signori, abbiamo un gustoso salvagente. MTL Packer commerciali. Mi faccia sognare, oggi può vincere anche lui. Quest'oggi io mi aspetto anche che il Packer si trasformi in un ipotetico Lando. Adesso dico il Lando perché solitamente bara, quindi potrebbe bara. E infatti lo fa. Cioè, improvvisa un attimo Dominic Toretto. Dà una tamponata, ma guarda come stanno tutti quanti con il fiato sul collo al Bison. Quarta posizione. Niente male, quanti segnalini ho già messo? Siamo a sei veicoli. Sei veicoli spawnati finora. E
incredibilmente Vigero ancora davanti e Crash dietro l'angolo. Dammi qualcosa di bello, dai. Calmiamoci, calmiamoci. Cassonetto per i giornali e abbiamo una JB700W. Io non voglio dire nulla, perché nel torneo dissi: sei fortissima, poi sappiamo cosa è successo. Godiamoci questo cassonetto. Lei, secondo me, con un buon 680 si prende la prima posizione, ma il problema è sempre atterrare dopo. Vai, 650. Cioè, non mi puoi finire fuori dalla rampa, diventi veramente il buffone di corte. Bella, non bella questa cosa. Non bella, non bella, perché, lo sapevo. Aspetta un momento. Primo posto, ma non così distante da una Vigero che quest'oggi fa le scintille sulla legna. Vigero qua, JB700 qua. Rampa abbastanza imprevedibile. Quindi segnalino goloso e andiamo con la prossima vettura. Proverei un altro posto per avere degli oggetti diversi, se no il gioco si incanna, tipo qua. Sono diventato un lenzuolo. Torniamo sopra, signori, perché è giunto il momento di brillare con uno shafter PL blindata. 620, 605, vabbè, io sono stato un pochino troppo largo di manica. Bello così, no, 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 no. Ma possibile? Bellissimo, sì, tipo le tip con i nastri, sì, però non ce ne frega un cazzo. Segnalino per lo shafter, signori, terza posizione. Prossima vettura. Se mi dai ancora un cassonetto me ne vado. Dammi qualcosa di goloso. Grazie al potere di Goku, grazie al potere di Namek, grazie al potere di non so chi, siamo diventati una tenda da barbone. E anche un nuovo asino, quindi Sultan RS asino. Torniamo sopra e vediamo la prossima. Ma lo guidi questo Jimmy? Sì, vabbè, finché se lo infila lui, nel senso, ognuno fa quello che vuole. Sono un bellissimo vaso. Purtroppo le moto non le uso, quindi non posso usare questo vaso. Vabbè, c'è un Everon, ci prendiamo l'Everon, però che tristezza, dai. Karin Everon, la vettura che tutti volevamo. Mostrami che cosa riesci a fare, di che cosa sei capace tu. 535. Qua c'è anche il pericolo Lando, quindi meno ci stiamo meglio è. Atterraggio di una certa, poi chiaramente perde aderenza, supera però il Bison. Bravo ombrellone, di pochissimo. Forse ho tolto l'asino, vabbè, era più o meno qua dove c'era l'incrocio, mal che vada lo risegniamo. Tanto, cioè, nel senso, non sarà ovviamente lui il peggiore. Casa dei Becker, potremmo essere un bellissimo distillatore, potremmo essere una ruota, potremmo essere, non lo so, vediamo cosa si darà. No, basta, ombrelli, basta. Allora, è impossibile che dappertutto ci sia sempre lo stesso ombrello. Mi sono girato tutta la mappa. Ma hai rotto le palle. L'ombrello o una prop già utilizzata è un pretesto per switchare il veicolo. Questa la utilizziamo come cosa? Ho una tenda, ma è diversa. Però è una barca, quindi la barca non la usiamo. Signori, sono un vetro non pulito. E sono una Bollocan Prairie compatte. La situazione si fa molto interessante, perché forse la Prairie è la seconda miglior vettura che vedo oggi sulla rampa. Stando a questa logica, dovrebbe andare davanti. Però non lo so. Invece sì, lei supera anche la... supera anche la colica, nel senso, ne prende una, poi fortunatamente ne salta fuori. Signori, grande concerto di clown, segniamo questa Prairie. Ora andiamo in un altro punto per piccare un altro oggetto interessante. Magari potremmo andare qui. Auto delle guardie, siamo una golosa lanterna. Cominciamo col mettere macchine buone. Ho parlato per la Prairie, è andata male. Con lei cercherò di stare zitto. 640, non dico nulla, faccia quello che vuole. Là, bellissima cosa, se la tiene. Signori, voglio presentarvi una nuova prima posizione. Una nuova prima posizione molto ingorda, che forse... ok, non è proprio come l'avevo pensata, però, signori, la lanterna riesce a superare la JB700 e trova attualmente la prima posizione. Macchina delle guardie davanti, JB seconda, terza posizione per una Vigero. Asino attualmente abbiamo la Sultan RS, che ha perso purtroppo il suo segnalino a causa dei fantasmi, quindi glielo dovremo rimettere non appena lo perderà. E potremmo andare dove? Vediamo in questo punto del lago. Sono diventato un Vapidriata, però sono un sasso. Cioè, sono un sasso poco ingombrante, poco invasivo, la perfezione. Sono Riata, velocissimo, Riata fatto per questa rampa, Riata fatto per vincere, dominare, cioè, nel senso, se... ma perché tutti quanti se lo prendono in mezzo alle gambe sto palo? Cioè, in mezzo alle ruote, sempre così va a finire. Grande addio al nostro Riata, ovviamente molto sofferto, ci dispiace tantissimo lasciarlo. E adesso ci giriamo magari in questa zona, nella zona di Sandy Shore, che troviamo le cose un pochino più, come dire, rotte, le cose un po' più rurali, mettiamola così. Sono una cassapanca, non mi serve. Non se ne salva una. O l'Emperor o un treno, io me lo prendo sempre. Ho rimesso il treno perché si era tipo incasinato tutto qua, non so cosa sia successo. Siamo un cancelletto, non siamo più un cancello. Magari siamo più deboli, va bene qualsiasi cosa, ma non voglio vedere un treno vincitore, per carità. Considerando il fatto che se diventa un cancelletto io non vedo il treno, sono sincero, lo soffro molto meno. Lì c'è il tuo posto, va, c'è la fogna. Fai 2 metri, tanti saluti. Chi sono io per impedirti di fare questo viaggio? Cioè, nel senso, mai, mai niente, perché alla fine non c'è saltato. Quindi questa cosa non mi sta piacendo più di tanto, ve lo assicuro. Clown, aspetta, paura. Si è fermato, però è podio. Si può comunque abbattere. Non dobbiamo vederla come una cosa così negativa. Comincia a diventare molto più pepato anche il terzo posto, in modo che dobbiamo scrollarci di dosso questo trenaccio. Oh mio Dio, sembro tipo Gesù. Andiamo nella zona del porcaro, signori. Prossima vettura, dov'è?
Stavo dicendo, dov'è la vettura che ho tanto agonio? Non è la bicicletta con un palo? No, il replay non lo voglio vedere, per carità. Sono un lampione. Siamo una fantastica ambulanza. Siamo un'incredibile ambulanza lampione. Tutto quello che potevo desiderare dalla vita era questa ambulanza. Che sì, ok, è appena arrivato il treno, va bene, si è messo in terza posizione. Ma chi se ne fotte? Perché adesso l'ambulanza ci migliora la rampa, la posizione. 630. 630 per l'ambulanza è molto buono. No, il palo no. Il palo no. Miracolata, miracolata. Grande rimbalzo, però no. Segnalino abbastanza mortificante dell'ambulanza, che non tira giù il treno. Sono una sedia. Già usata la Felzer, quindi non la possiamo ovviamente usare. Cerchiamo un altro posto. Basta, ombrelli. Sono una persecuzione. Anche aerei, mi avete rotto le palle. Questo l'ho già usato. Infernus Classic. Bandierona, vai. Non parliamo dell'ultima arrivata, parliamo dell'Infernus Classic. 553 e prende la via di destra. Forse la via più saggia. Oh mio Dio, l'Infernus, guardala. Peccato, peccato per questo conglomerato di container, perché poteva fare bene. Tanto comunque il suo segnalino qua lo mette, levandolo a, non lo so, questo ammatassamento di auto inutili qua dietro. Prossima vettura, voglio riprovare qua, vedere se mi dà qualcosa di diverso. Bison l'ho già avuto, ma oggi c'hai un ritardo, cioè mi dà tutte le vetture che ho già avuto. Sono una tulip, sono i cavi dell'alta tensione. Cos'è questa roba? Cosa sto vedendo? Spero non sia un errore, perché quando c'è l'errore il crash è lì dietro l'angolo con Elo. Non vedo l'ora di esplodere. 560. Non ho capito, chiedo scusa, ma non ho capito. Cos'è questa roba? Ok, vabbè, allora la posizione di Franco non è tra le più belle da vedere. Comunque siamo un cartello pubblicitario, una bandiera, non so cosa sia. Comunque, raga, oh, posizione intrigante. Siamo in quinta posizione. La tulipa è davanti all'ambulanza, sipario. Esattamente quello che volevo vedere nella mia vita. Andiamo con la prossima vettura, che sarò... Non l'ho avuto il cancello, invece l'ho avuto col treno. Perdiamo un Benson a causa del cancello. Andiamo da un'altra parte, nella zona della vigna qua. Sono un vasetto, un RC bandito. Non dovrebbe gareggiare sulle rampe, però lo facciamo gareggiare lo stesso, così per memare. Poi se fa una buona posizione, bene. Se fa l'asino non lo contiamo, perché mi sembra abbastanza barare. E poi, oddio, barare. Gareggia il Doctug, che è una porcheria. Potremmo lasciarlo, ok. Vi devo dire, grande posizione la sua, perché essendo minuscolo prende pochi ostacoli. Nessun segnalino peccato. Torniamo da capo. Anzi no, torniamo da una parte che non mi dia nuovamente un cancello, che mi fa sparire un Benson che mi serve. Io, boh, io se vedo un altro ombrellone divento pazzo. Però questo non l'ho avuto. Va bene, lo possiamo usare. Treno giù per via di un Hustler, ma la vedo dura. Visuale perfetta, magnifica, fantastica. 556. Ti colpirà sic- no, 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 non becca nessuno. E invece è molto angry. Grande atterraggio il suo. L'Hustler pazza oggi. Pazza, ma tutti quanti qua. Era anche buona. Vabbè, segnalino però. Cara cara 4x4. Treno non da binario, una roba del genere. Va bene. Chiaramente la vettura che ho sempre desiderato guidare. 522, 23. Ho un brutto presentimento. Ah, ovviamente qua il Lando ci passa. Vabbè, dai, il cara cara, aspettarsi qualcosa da lui è come, non lo so. Random, randomin, l'ho appena avuto. Basta, non comincia. C'è un'epidemia. Allontaniamoci subito dall'aeroporto. Voglio diventare una mazza da golf. Sono un lampione. Slam truck di servizio. Chi non vorrebbe guidare uno slam van lampione al giorno d'oggi? 556. È diventata la velocità dei rincoglioniti. Tutte le vetture che fanno vomitare fanno quella. E lui, attenzione però, perché sebbene vada a far parte della grandissima cerchia dei ritardo boys, riesce comunque ad arrivare dove è arrivato un ombrello. E non è roba da poco. Lo supera addirittura. Segnalino per lui. Sto perdendo già la voce. C'ho il raffreddore. Perdo la voce e non so più parlare. Bellissimo. Zona falegnameria. Allora, cosa troveremo mai alla falegnameria? Punto di domanda. Ma non lo so proprio. Un barile, un elicottero ombrello. Ombrello ovunque. Basta, un'altra botte. È una Vamos, va bene. Siamo una Vamos bidone dell'olio. Allora, attualmente davanti c'è una JB700. Anzi no, scusate, c'è la macchina delle guardie. Non capisco il motivo del ribaltarsi. È un bidone ovviamente, quindi oscilla. Vabbè, girettino dentro al forte. Cosa potrebbe mai succederci? Oh mio Dio, Glendale copertone. Berline, ok, ci addentriamo un po' in questo terreno di berline, va bene. Sentiamo una presenza. Avete presente Man from the Windows? Però c'è l'Emperor che ti cerca e ti vuole uccidere. La sentiamo con il fiato sul collo. Basta prendersi il palo in mezzo alle gambe. Giustamente se lo prende in faccia. Ma attenzione, attenzione, perché qua richiamiamo la sala VAR per un possibile asino. E invece niente. Voglio diventare un bagno chimico. La possibilità è molto elevata. Rotolone dell'acqua. Oppure sembrano i tubi che vengono utilizzati per lo scarico. Willard Faction Custom Muscle. Incredibile, bellissima, inaspettata. Arriva qui con la sua nuova versione. Rotolone da scarico. Fatti chiari, amicizia lunga. Basta che te la prendi un po' più a destra, in modo che finisci nella corsia lì dove è andato l'RC bandito. Se tu arrivi lì, è fatta. Cioè, tu la alzi. Imbufalita la Faction, che chiaramente se non fa una minchiata alla fine non è contenta. Sbonk. Ok, perfetto. Ci arriva sopra e poi si ribalta. Situazione molto sad. Nessun segnalino, però se lo sarebbe meritato. Monte Gordo. Quindi adesso la vettura, se è un sasso non la uso. Basta cartelli. Ma dov'è che si sparano tutti questi? Siamo un Bravado Yuga e sono una boa. Va benissimo, torna
sopra. Poi curiosa questa cosa, che devo andare in montagna per piccare una boa, quando sono stato praticamente qua tutto il tempo ed è un posto che pullula di buoi. Però è una brutta cosa, perché essendo nelle vicinanze del mare, la boa potrebbe saltare fuori più. No. E invece sì, grande atterraggio. Bravado Yuga on fire. Cioè, oddio, on fire. Anche un cariola, perché la vedo molto. No, no, devi andare di là. No. Oddio, ce la fa forse. Momento var. No, no, ma che? No, no, var niente, signori. Più chiaro di così si muore. In un solo colpo, doppio beneficio. Un furgone primo, che ovviamente fa sempre godere. Ma cosa ancora più, come dire, gratificante. Il treno scende dal podio, signori, e qui sciabolatina. Laboratorio delle cose umane per la vettura più potente su GTA 5. Ok, un qualcosa di serio adesso, va bene, abbiamo scherzato. Sono una sedia. XLS blindato su. Devo dire che oggi le vetture, non so per quale motivo, non si guidano proprio benissimo. 598, 97, dove vai? Contro le piante? Sul marciapiede! Ma i presupposti c'erano anche, erano anche buoni. Non scende più! Sono maledetto da questa sedia! Lascia questo corpo, vai via! Random, mi raccomando, staccionata o non staccionata dal porcaro. Cos'è sta roba? Siamo una specie di plafoniera senza il coperchio, con un neon dentro. Quindi niente staccionata a sto giro. Ma io ci tornerei dal porcaro, perché a parte il mostro lì del lago, lascia spiragli molto interessanti. Comunque, Enus Windsor Drop Coupé, una vettura che sulle rampe, mio Dio, è esattamente quello che ci serve. 5,80, 5,90, niente. Però... sì, ma tu mi devi spiegare con cosa ti sei incidentata, perché non c'era nulla davanti a te. Prossimo random. Stampa armata, almeno sono una casetta della posta. Non vedo perché oggi non possa trionfare lei, mi chiedo. Ok, è molto pesante l'auto, va bene. È molto pesante, si controlla male. No, lei invece è controllabilissima, ma raggiunge la velocità che racchiude i vari pagliacci. Momento da grande asino. E niente, mi dispiace. Quella sulta, cioè non sa nemmeno lei come abbia fatto a prendersi quell'asino. Asino che potrebbe essere stato viziato da un possibile scam. Andiamo con la prossima vettura random. E sono uno spartitraffico. A parte gli scherzi, oggi JB700 buona. L'auto delle guardie, buona. Ho avuto lo Yuga, buono. Non ho avuto letteralmente più nulla. Rebel arrugginita. Cioè, adesso io mi auguro possa essere l'ago della bilancia, no? Possa essere quello che comincia a fare una bella separazione tra le vetture buone, lui compreso ovviamente, e quelle più ripugnanti. Bellissima questa cosa. È qua però difficile. Invece la tenuta. Attenzione che lui se la pagliaccia, ma può andare a prendere la JB se la smette di muoversi come Gig Robot. Vabbè, è arrivata qua in fondo. È una rampa comunque che premia il sud-ovest, quindi potenzialmente potrebbe essere anche messo meglio del treno. Giro dai cannibali, giro dai cannibali. Vediamo da loro, insomma, quale vettura ci verrà elargita. Sono un po' antipatici, un attimo. Epidemia, olè. Sono una cassa. Jester Classic Sportive. L'abbiamo visto, il Rebel è arrivato lì. La Jester è una macchina che ha una governabilità, secondo me, superiore al 95% di tutte le macchine presenti su questo gioco. Sì, ok, lo dice, va a beccare. No, non becca nessuno. E poi atterra benissimo. Se avessi detto, questa vettura fa vomitare, questa andava liscia, tranquilla, mi faceva il primo posto. Vabbè, arriva qua in rampa, ce la lasciamo. E andiamo nella spiaggia. Gli ombrelli fatti così, per favore, non li voglio più vedere. Una ciambella, un ombrello, non li sopporto più. Progenti 20 super. Oddio, ma c'è anche il tavolino sotto. Non parlo, perché ho detto con la gesta è fenomeno, incredibile, ha fatto una porcheria. Quindi con lei cercherò di utilizzare la tecnica del grande silenzio. La tenuta? Sì, ma nessuno arriva nella doppia rampa. Nei miei test era un continuo. Non serve a nulla sta posizione. Voglio diventare una palla. Una palla oppure una ciambella. Va bene quello che mi dai, nessun problema. Scegli tu, va bene. Cioè, vi rendete conto che io non posso utilizzare questo perché sono un ombrello? Qua diventa un tronco di legno. Cioè, talmente palese questa cosa. Random veicolo. Madonna il Cristo. Basta ombrelli. Cioè, se io facessi il video mega rampa, ma se mi spawna un ombrello il video finisce. Cioè, questo video dura 20 secondi. E poi perdo anche un Moonbeam. Cerchiamo di usare qualcosa di serio. No, raga, cioè, nel senso, c'è un problema. Il B700 l'ho già avuta, basta. Sì, signori, Phantom Wedge, sono una panchina. Quanto l'ho cercata, quanto l'ho voluta questa panchina. E ce l'abbiamo. Questo qua dovrebbe fare l'asino. Vediamo, però potenzialmente, diciamo che i presupposti. Oh madonna, nel senso, ok sbagliarsi un attimo, ma vanno sempre nel punto sbagliato. Un po' dispiace, meritava maggior fortuna. E allora noi ci dirigiamo in un punto che sicuramente non ci darà un ombrellone, perché vado sul tetto di questa casa con tutti gli oggetti che ci sono. Va bene una sedia, ma non mi dare. Oh grazie, Slam Van Custom. Vabbè, ok, va bene, sono uno sgabello. Sono nella sedia della nonna. Vada piano, va. Oh aspetta, aspetta, che lui è arrabbiato. Lui è arrabbiatissimo, però non ci arriva nessuno là in fondo. Donk. Andiamo nella zona dei monti, che ovviamente dovremmo essere lontani da ogni forma di ombrello, che è la nostra nemesi quest'oggi. E anche il cartello degli spari, questo non lo posso più vedere. Cioè, ho avuto due cartelli e un ombrello. Non c'è un ombrello nel raggio di 72 km. Siamo dal totem. Ho perso un rumbo per un cartello.
Io divento pazzo. Finalmente. Sono una cabina telefonica. No, dell'alta tensione. Auto, civetta, emergenza. Oh, velocissima. 6.40. Ma dovrebbe esserci un ostacolo però. Oh no, no, non c'è. Lei lo supera la civetta oggi. Molto, molto inferocita. Molto arrabbiata. Attenzione. No, questo è un problema. Porco demonio. Ma non potevi andare più a destra. Segnalino, terzo posto. Va bene. E prossima vettura. Ormai l'abbiamo capita. È una crociata contro l'ombrello. Ci ha demolito qualsiasi cosa. Ma siamo più furbi di un semplice ombrello, no? Siamo dalla miniera. Perché mai dovrei diventare un ombrello? Proviamo così. Siamo finiti nella terra di mezzo. Poi siamo usciti. Ocelot Stromberg. Signori, siamo un cancello. E ora, per le sportive classiche, sigleremo una prima posizione degna di nota. Attualmente, davanti a tutti, Bravado Yuga. In seconda posizione, macchina delle guardie. E in terza abbiamo, mi sembra civetta, non mi ricordo. Vabbè, comunque brava questa. Chiaramente non è da segnalino, non serve a nulla il suo salto. Prossimo posto per schivare l'ombrello è Montegordo. Non dovrei avere problemi, no? Cartello, tenda già avuta. Cartello, tenda già avuta. Tenda già avuta. Basta, tenda. Tende! Coso di carne! Tenda! Tenda! Cartello! Tenda! Signori, dopo aver creato una nuova baraccopoli, siamo qui con un rat loader per le auto muscolose. Abbiamo una roba da carne congelata. C'è un grande problema, lui. Il controllo di poche cose, per fortuna. Quindi io non so veramente cosa aspettarmi. Non volta! Lui non ha il volante, ok? Lui ha il manubrio dell'ape car. E andiamo con la prossima vettura. E ce l'andremo a piccare precisamente a casa di zia Denise. Ciao, zia Denise, come stai? Ma che gnocca? Sono una pala! Però sono un Escolabus di me! Merda, però sono una pala. Bella la pala però. Peccato non possa essere come arma fisica. Escolabus, sei incidentato. Non ho avuto l'ombrello. Ci sono tutti i presupposti per una bella giornata. Direi di andare con le ultime quattro vetture della mega rampa di quest'oggi. Una rampa che ci ha praticamente mostrato l'intero catalogo dell'IKEA. O del lobby, dipende. Ma non siamo ancora sazi. Benefactor Schlangen GT, o come cavolo si pronuncia. Sono un cartellone del carpentiere. Cioè no, è di un giardino, ma chi se ne frega. Esattamente quello che volevamo. Se non riesco a voltare, oh. 5.70. Però dai, tutta scordinata. Marciapiede, torna in carreggiata. Sicuramente uno dei salti più artistici. Però non riesce ad andare in fogna. E siamo arrivati col terzultimo veicolo della mega rampa di quest'oggi. E per piccare la prossima prop andremo direttamente dentro qua, nella zona degli aerei, nella zona dei rottami, che dovrebbe essere salva, libera, tranquilla da ogni forma di ombrello. Abbiamo la Chameleon, gagliarda cassetta degli attrezzi. È una crociata. Tanto sta mettendo un furgone, ok. Asino, c'è ancora la Sultan RS. Il treno non è sul podio. L'Emperor non c'è. Oggi sono soddisfatto. In mezzo alla strada mai. O lì in mezzo. Ma non in mezzo, in mezzo. In mezzo, che mi vai sul bordino qua. Se no nulla. Zona dei Lost. Ma se io diventassi questo bellissimo stendardo, sarebbe formidabile. Signori, penultima vettura di quest'oggi. Barile, cassapanca, Kuruma. Sono un tavolo da picnic pieghevole. Non ci interessa la sua prestazione, ci interessa che lo sponi l'Emperor. Ok, vada così. Piano. C'è una cosa che io dico praticamente da 5 anni ormai che faccio le rampe. La Kuruma non si guida. È fatta col culo e non volta. Con tutto l'amore del mondo, è un bellissimo tavolo, ma per me no. Siamo arrivati con l'ultima vettura. Potremmo diventare un barbecue, una lavatrice. Potremmo diventare un tranquillo carrello. Però è anche vero che una zona del genere ci garantirebbe quasi sicuramente l'Emperor. Sono pronto. Meno 3, meno 2, meno 1. A parte Berlina, un po' di ansia, lasciatemela menzionare. Signori, oggi nella sfida tra l'uomo contro l'ombrello ha vinto l'uomo. Cioè no, oddio, ha vinto l'ombrello perché ho perso un sacco di cose buone. Però l'ultima vettura è una de classe premier per le berline. Ed è un fantastico cariolo, un carrello della spesa. Adesso, a meno che la premier non sia diventata formidabile come la Comet. Perché la Comet, inspiegabilmente, dopo l'ultimo aggiornamento, non so perché. Perché magari le mod sballano, non ho idea. La Comet è diventata Cristo. Quindi io non so, mi sembra, non so cosa aspettarmi da questa premier. Un incidente che però no. La porta verso il coso, verso questa cisterna. E invece non ci sta. Lei cerca di prendere l'acqua sperando in un possibile ancora segnalino presente. E signori, se lo prende, io qua proporrei un grande applauso per la nostra premier. E vince la mega rampa di quest'oggi. Bravado Yuga in seconda posizione. Abbiamo, dov'è? L'auto delle guardie, il cruiser della polizia. E in terza abbiamo, mi sembra, la civetta, se non erro. Fatemi dare un'occhiata. Decisamente l'autocivetta. Asino, la Sultan RS si era cavato il coso, quindi non sono sicuro. Comunque rampa carina, rampa strana, rampa abbastanza disastrata.